Un ponte tra la fine della stagione agonistica e l'inizio del nuovo ciclo nell'inedita Serie A3 Credembank. La cena sociale del Vole Potentino, venerdì al ristorante Galliano di Civitanova Marche, ha riunito staff e atleti della Golden Plus Potenza Picena insieme a dirigenti, collaboratori e alcuni tifosi. A spazzare la malinconia per il possibile mercato in uscita è arrivata la conferma del tecnico Gianni Rosichini, accolta dal boato dei supporter in luna di miele prolungata con il mago dei giovani. Sì, mi fa molto piacere, ovviamente abbiamo fatto un buon campionato. Questo attestato di stima da parte di tutti, dalla dirigenza e anche dalla tifoseria di Passione Biancazzurra. Le maglie personalizzate in dono ai giocatori, l'atmosfera familiare, il discorso dei fan e la commozione del centrale Jacopo Larizza, probabile partente, hanno scaldato i cuori. La grinta del DG Carlo Muzzi ha proiettato i 79 presenti verso il futuro. Per me sono 20 anni di carriera in questa società, ho iniziato nel 2000 e quindi la prossima stagione, la 19-20, per me sarà un traguardo molto importante, un traguardo importante perché 20 anni comunque sono tanti ma sono anche pochi, perché finalmente quest'anno, dopo qualche anno un po' sofferto, dopo la famosa promozione in Superlega e la rinuncia, ho ritrovato quegli stimoli e quelle voglie di rifare, di ricominciare, di rinascere. E quindi per me si può dire che il 20 equivale all'anno zero. Il leitmotiv tra un piatto e l'altro, la soddisfazione per la crescita del gruppo e il concetto unanime di Serie A3 come alter ego della vecchia A2. Logicamente noi speriamo di rimanere su questa serie. Questa serie a questo punto, visto e considerato che hanno messo un altro campionato sopra il nostro, cercheremo anche di onorare questo campionato, cercheremo di fare una strategia a 2 anni magari, o a 3 anni se serve, sempre con una squadra giovane, con un paio di persone di livello o con esperienza, e cercheremo anche di fare un discorso di promozione.